e morte in tutto il mondo. Lo scandalo che ha avuto e che sta ancora avendo l'effetto di un violento terremoto ha seminato il panico tra i templi sacri delle istituzioni svizzere, sia a livello economico sia a livello politico, essendo coinvolti servizi, istituti bancari tra i più noti, uomini politici di alto livello, servizi segreti e businessmen. Il tutto con il contorno di trafficanti internazionali di droga e di armi, con annesso riciclaggio di denaro sporco e con la comparsa in scena di alcuni cadaveri eccellenti. Anche se ci rendiamo conto che il compito non è dei più semplici, perché gli interessi che si muovono dietro queste storie, storie del genere, sono immensi, vorremmo tentare di comprendere un po' meglio i meccanismi che consentono, che agevolano la riuscita di questi sporchi affari. Abbiamo così chiesto la collaborazione di due importanti personaggi che a vario livello si sono occupati di questa vicenda. Qui a Roma con noi è il giudice di Torino Mario Baudano, che negli ultimi 7 anni si è occupato di indagini sul riciclaggio di denaro sporco, soprattutto proveniente o comunque avvenuto in Svizzera. Mentre a Lugano è collegato con noi, da Lugano è collegato con noi dalla televisione della Svizzera italiana, l'avvocato Paolo Bernasconi, che alcuni anni fa come procuratore pubblico del Sottoceneri, Chiasso e Lugano, condusse l'inchiesta, fra le altre, nota come Pizza Connection. Ma prima di parlare con i nostri ospiti, vi vogliamo presentare una scheda, una breve inchiesta filmata che abbiamo realizzato nei giorni scorsi di Svizzera. Che ha messo in subbuglio la Confederazione Elvetica e che continua a far tremare molti banchieri svizzeri, ha inizio qualche tempo fa all'aeroporto di Istanbul, quando i doganieri turchi sequestrarono ad una hostess della Pan American 2 valigie contenenti 81 kg d'oro in lingotti. La ragazza, Ayse Arsu Dalokay, questo è il suo nome, una bruna di 21 anni, proveniva da Zurigo, dove era arrivata il giorno prima con un volo da Teheran. Aveva con sé una valigetta che a Zurigo il doganiere svizzero le chiese di aprire. Dentro c'erano dollari in tagli da 50 e da 100 per il valore di 800 milioni di lire. Passato il controllo doganale senza alcuna difficoltà, come vi abbiamo mostrato, in Svizzera i soldi sono più che benvenuti. Aveva portato la valigetta nella suite di un grande albergo zurichese, il Nova Park, dove da molto tempo alloggiavano sotto falso nome 2 fratelli libanesi, i fratelli Magarian. Una volta controllato il contenuto della valigetta, alla stessa ragazza erano state consegnate una o più borse contenenti lingotti d'oro.
la bella Bruna le avrebbe dovute recapitare a qualcuno a Istanbul. E lì venne arrestata. La confessione della hostess diede la possibilità agli inquirenti di scoprire un grosso traffico internazionale di droga e di armi, con annesso riciclaggio di denaro sporco. Il 12 dicembre scorso, colpo di scena a Berna. Elisabeth Kopp, vicepresidente della Confederazione Elvetica, nonché ministro della giustizia, annuncia le sue dimissioni. Dalle carte dell'inchiesta su un colossale riciclaggio di dollari sporchi, condotta da un cocciuto procuratore di Bellinzona, Dick Marty, era spuntato il nome di una società finanziaria di Zurigo, la Shakarchi Trading Company, proprietà di un libanese e di cui era legale e vicepresidente l'avvocato Hans Kopp, marito del ministro della giustizia. Le indagini avevano accertato che la Shakarchi era coinvolta nel riciclaggio. Precedentemente, il 27 ottobre scorso, l'avvocato Kopp si era improvvisamente e inspiegabilmente dimesso dalla carica di vicepresidente della Shakarchi. Si saprà poi che era stata proprio la moglie ad avvertirlo il giorno prima con una telefonata di aver ricevuto dal Narcotic Bureau americano un rapporto che indicava la Shakarchi come la società che puliva i dollari provenienti non soltanto dalla droga, ma anche dal traffico di armi. Ecco così che fa la sua comparsa la connection Svizzera-Irangate. La vendita, cioè, di armi all'Iran di Khomeini, di cui, insieme alla CIA, uno degli attori principali era il colonnello americano Oliver North. Il ricavato della vendita serviva, come è noto, per finanziare l'attività antisandinista dei Contras nel Nicaragua. La scorsa settimana il Sonntagsblick, un settimanale di Zurigo, pubblicò un lungo e dettagliato articolo sulla vicenda, citando i nomi di coloro che aiutarono il colonnello North nella sua missione. Un vicino collaboratore, Albert Hakim, e un uomo d'affari americano, Vilar Zucker, soltanto da 4 anni residente a Ginevra. Costoro avrebbero utilizzato la Shakarchi come banca per riciclare il denaro sporco, proveniente da droga e armi. Siamo riusciti ad avvicinare l'americano Zucker. Lui naturalmente nega tutto, come era prevedibile, ma noi vi proponiamo ugualmente questa specie di dialogo. È, se non altro, un documento. Sì, totalmente falso. E chi crede che abbia inventato tutte queste cose sul suo conto? Non ne ho proprio idea. E neanche perché? Neanche perché. Supposizioni ne ha? Nessuna. Signor Zucker, i giornali pubblicano il suo nome. Il suo nome è uscito dal dossier dell'Iran Gate che, come lei sa, riguarda l'attività del colonnello North e le armi all'Iran. Ha un'idea di come siano arrivati a lei? Beh, il mio nome era già apparso sulla stampa alla fine dell'86 e all'inizio dell'87. Questa è la sola spiegazione che posso darle. Quale tipo di attività svolge qui a Ginevra? Dirigo una società finanziaria che fornisce servizi a clienti di diverso tipo. Servizi di che genere? Forniamo servizi di carattere amministrativo contabile, servizi di elaborazione dati, forniamo servizi legali, servizi nel campo della gestione dei finanziamenti. Noi non forniamo però i servizi di cui i giornali hanno scritto. Ma come mai, per esempio, il suo nome è stato collegato a quello di altre persone? Perché il mio nome, come le ho detto, è apparso nei giornali alla fine del 1986 e inizio del 1987. Era la storia dell'Iran Gate e in quel contesto il mio nome apparve collegato a quello di alcune persone. Quindi non è la prima volta che il suo nome appare nei giornali per quanto riguarda l'Iran Gate? No, è vero. I soldi pagati dall'Iran per la fornitura di armi giungevano in Svizzera per essere ripuliti attraverso un'agenzia di Teheran, mentre agli intermediari andava un compenso pari al 15% del valore totale della vendita. Cifre astronomiche che venivano liquidate con partite di droga.
uno di questi colossali affari non andò in porto nell'87 perché la polizia elvetica, in collaborazione con quella italiana, sequestrò a Bellinzona 100 kg di eroina pura nascosti in un tir, dando così un duro colpo all'organizzazione. Il 22 febbraio prossimo ci sarà il processo a Lugano. A Chiasso lavora da anni un bookmaker svizzero, Adriano Corti, specialista nel settore del cambio e del trasporto di valuta. Un trafficante molto abile, già inquisito in una precedente storia da narcodollari, l'ormai famosa Pizza Connection. Sul suo capo pende un mandato di cattura internazionale emesso dall'Italia, ma in Svizzera collabora addirittura con i servizi segreti. Non vuole farsi riprendere dalle telecamere, teme per la sua incolumità. Aveva accettato in un primo tempo di rispondere al telefono alle mie domande, poi qualcuno lo ha costretto a cambiare idea. Mi hanno dato disposizione di non dare intervista fino al 22 di febbraio, non posso dire niente assolutamente. Guardi. Secondo lei queste grandi banche svizzere hanno un ruolo particolare in tutta questa storia di riciclaggio? Guardi, non spetta a me a dirlo, non lo posso dire attualmente. Lei però è perseguito da un mandato di cattura internazionale emesso dall'Italia, è vero? Sì, per gli stessi fatti, non si capisce bene il perché. Comunque la cosa sarà chiarita anche questa durante il mese di febbraio, allorquando ci sarà il processo, perché la Corte di Cassazione ha annullato la condanna e quindi ci sarà poi il processo d'appello. Mi scusi una cosa, di che cosa l'accusano le autorità italiane? Di aver trasferito $1.7 milioni per vie bancarie dagli Stati Uniti alla Svizzera. Naturalmente non è vero. No, il fatto è che è vero, ma non c'era la consapevolezza, diciamo, del dolo, perché l'incarico mi è stato dato dalla banca. Jean Ziegler, professore di sociologia all'Università di Ginevra e deputato al Parlamento di Berna, è un attento analista dei misteri che avvolgono l'attività dei centri di potere svizzeri. Ed è noto che il più importante di questi centri di potere sono le banche e le società finanziarie. Il professor Ziegler sostiene, e non è il solo, che la società svizzera Schacarci, di cui era vicepresidente sino allo scorso ottobre l'avvocato di Zurigo Hans Kopp, consorte della signora Elisabeth Kopp, ex ministro della giustizia, sia stata la lavanderia che ha pulito i dollari provenienti dall'Irangate, dall'affare Irangate, che poi servivano per finanziare l'attività dei Contras nel Nicaragua. Ora, professore, perché pensa che ci sia questo legame? Je crois qu'il faut comprendre le contexte général. Oui. La Suisse depuis quelques années, depuis 4-5 ans. Da 4-5 anni a questa parte, la Svizzera è diventata la piattaforma girevole del traffico della droga e del traffico di armi di tutto il mondo. E questo per due motivi. Da un lato, perché l'amministrazione Reagan ha condotto una campagna molto pesante contro tutte le altre piazze finanziarie dubbie, come il Panama, le Bermude, le isole Curaçao. Piazze finanziarie che servivano normalmente per il traffico di droga e per il riciclaggio del denaro per il traffico d'armi. Queste piazze hanno dovuto, sotto la pressione americana, essere chiuse e così le principali reti di traffico d'armi e di droga hanno ripiegato su Zurigo, su Lugano, su Ginevra. Il secondo motivo per cui la Svizzera è diventata la capitale del traffico di droga e di armi va cercato nella legislazione svizzera. Il segreto bancario consente di opporre un rifiuto totale a qualsiasi indagine straniera e protegge totalmente l'identità dei delinquenti e dei trafficanti. In terzo luogo, abbiamo purtroppo delle autorità molto, molto compiacenti. Autorità che lasciano fare, che si rifiutano di estradare i trafficanti condannati all'estero. Un esempio. L'FBI ha chiesto, con un mandato internazionale, l'arresto di uno dei più grandi trafficanti del mondo, il turco Musululu, che ha vissuto a Zurigo alla luce del giorno per 5 anni. Ebbene, alla vigilia del suo arresto è scomparso. È evidente che la Svizzera non ha voluto arrestarlo e estradarlo. Così, grazie a tutto questo, la Svizzera è diventata il secondo paese più ricco della Terra, secondo una graduatoria della Banca Mondiale. Un piccolo paese che non ha nessuna materia prima, tranne un po' d'acqua che scende dalle montagne e che fornisce elettricità.
E veniamo alla società Shakarchi, proprietà dei fratelli Shakarchi, sciiti di origine iraniana ma con nazionalità libanese. Si sono stabiliti a Zurigo, dove hanno dato vita a una grandissima società finanziaria che si è specializzata nel riciclaggio dei narcodollari e del denaro proveniente dal traffico clandestino di armi. Per loro era un gioco, trasformare i narcodollari in oro. Ecco un esempio. Il Credit Suisse, una banca, aveva due clienti libanesi che erano i banchieri di una rete di trafficanti di droga. In due anni hanno depositato 2 miliardi di dollari al Credit Suisse. 2 miliardi di dollari che arrivavano in banconote di piccolo taglio in valigie 2-3 volte alla settimana. Il Credit Suisse passava questo denaro alla Shakarchi, che a sua volta lo impiegava per comprare oro in lingotti. Oro che poi veniva inviato agli spedizionieri della droga a Istanbul. Tenga presente che il direttore generale del Credit Suisse è il fratello di Hans Kopp, marito di Elisabeth, l'ex ministro della giustizia svizzero. Tutto restava in famiglia. E con i soldi riciclati, questi trafficanti di droga, che oggi sono una grande potenza economica di portata mondiale, fanno degli investimenti assolutamente legali, comprano immobili a Roma, a Parigi, a New York, oppure speculano in borsa, eccetera, eccetera. Io mi chiedo, i servizi segreti svizzeri, la polizia, non intervengono in questa storia, secondo lei? Lei è anche un parlamentare, quindi... La risposta è duplice. Da un lato, molto singolarmente, nessuno al di fuori della Svizzera capisce tutto questo. Non esiste legge che vieti l'importazione di capitali, qualunque sia la loro origine. In altre parole, importare e depositare in una banca svizzera i miliardi del traffico della droga o dei sequestri compiuti in Sicilia o in Sardegna, o del traffico d'armi, non è un crimine. Non occorre nemmeno un'autorizzazione. Passa la dogana, ad esempio a Chiasso, con due valigie zeppe di dollari di piccolo taglio, i doganieri svizzeri le chiederanno di aprirle. Vedranno i 10 milioni di dollari di piccolo taglio e poi le diranno, chiuda pure, grazie, può passare. Lei si chiederà perché non abbiamo una legge in mano. Perché in Parlamento, dei 200 deputati federali, i tre quarti sono contemporaneamente membri di un consiglio d'amministrazione o di più consigli di amministrazione di grandi banche. Non abbiamo, come in Italia e in Francia, come in tutti i paesi civili, una legge che vieti il cumulo dei mandati e delle cariche. Questo tipo di legge da noi non esiste proprio. Abbiamo un Parlamento totalmente colonizzato dall'oligarchia multinazionale bancaria. In questa storia di droga, armi e dollari sporchi fanno la loro comparsa anche due cadaveri eccellenti. Uwe Barschel, capo del governo regionale tedesco dello Schleswig-Holstein, trovato morto con giacca, cravatta, pantaloni e scarpe nella vasca da bagno dell'albergo ginevrino Beau Mirage, e del console onorario austriaco a Ginevra Bernard Mayer, il cui corpo verrà rinvenuto sotto un ponte dell'autostrada Losanna-Ginevra. La sua automobile era inspiegabilmente a 35 km di distanza, con le luci accese e le portiere spalancate. Il verdetto fu suicidio per entrambi, ma c'è chi pensa a due omicidi legati al traffico d'armi. Io e qualcun altro pensiamo che esista una connessione molto precisa tra il traffico d'armi internazionale, il riciclaggio di denaro e queste morti estremamente misteriose avvenute negli ultimi mesi a Ginevra. La denuncia del professor Ziegler, che fra l'altro bisogna ricordarlo è deputato al Parlamento federale elvetico, è pesante, secondo noi è senza mezzi termini, una voce dal di dentro di cui secondo noi va tenuta nel debito conto. A parte il professor Ziegler, la stampa svizzera al completo accusa le autorità federali di aver permesso lo svilupparsi in Svizzera di un vasto traffico di droga, armi e denaro sporco. E i quattro partiti che compongono la coalizione di governo di Berna
hanno deciso all'unanimità di istituire una commissione parlamentare d'inchiesta per indagare sull'affare COP e sullo scandalo dei narcodollari. Viene anche chiamato in gioco il Ministero Pubblico della Confederazione, il cui titolare, Rudolf Gerber, che è stato dimissionato dopo le dimissioni della signora Elisabeth Kopp, ministro della giustizia e di polizia, è sospettato di aver sorvolato sulle attività di questi trafficanti di armi, droga e narcodollari e di aver addirittura insabbiato le indagini relative ad un altro omicidio avvenuto qualche anno fa, più di 10 anni fa, di una signora moglie di un ricco uomo d'affari e che, secondo quanto sempre si afferma, avrebbe avuto relazioni personali sia con Rudolf Gerber che con l'avvocato Hans Kopp, marito della signora Elisabeth Kopp, ex ministro di Grazia e Giustizia. Insomma, come si vede, di materiale per una discussione ce n'è abbastanza. Per cercare di capire quanto sta avvenendo, quanto è anche accaduto nella vicina Confederazione Elvetica, noi vorremmo cominciare con il giudice Mario Vaudano di Torino, che, come vi abbiamo detto prima, alcuni anni fa, fino a diciamo a poco tempo fa, si è occupato di questa storia dalla parte italiana di riciclaggio di denaro sporco. Lei, giudice, ha condotto questa inchiesta, che poi è stata, se ricordo bene, spostata per competenza territoriale a Milano. Da questa sua inchiesta che cosa è emerso in base agli elementi, ai personaggi, alle situazioni, alle società di cui abbiamo sentito parlare sino ad ora? In forma specifica sui nomi delle persone e delle società, anche se non sono più titolare di un'inchiesta ormai da tempo, non ritengo opportuno fare delle specificazioni di individui oppure anche di persone giuridiche. Posso solo spiegare in forma, in linea generale, quello che secondo noi è avvenuto e che d'altra parte non è altro che il ripetersi di forme di occultamento, che comunemente si chiamano riciclaggio, ma che sono in sostanza una forma di nascondere del denaro che non si vuole far sapere da dove viene e dove va a finire nel corso del tempo. Le fonti di questo denaro possono essere le più varie. Ecco, dalla sua inchiesta, dalle sue indagini, usciva fuori chiaramente la responsabilità di istituzioni finanziarie, bancarie, svizzere, per questo riciclaggio di denaro sporco? La responsabilità in termini strettamente giuridici, cioè in termini penali, è in parte ancora oggetto di inchiesta, quindi anche su questo non posso fornire una risposta, se non altro per motivi di opportunità. Posso dire semplicemente che il tipo di percorso che veniva utilizzato è lo stesso che era già stato accertato come percorso in altri processi ormai passati in giudicato di corruzione, e cioè l'invio di denaro in varie forme per mezzo di corrieri o per mezzo di funzionari bancari compiacenti, alle volte inviati dalla stessa Confederazione Elvetica, il trasporto di questa massa di denaro appunto tramite varie forme, che possono essere quelle del trasporto fisico o quello dell'accredito, e successivamente la loro trasformazione sotto varie forme finanziarie, principalmente partendo dalla piazza di Lugano e poi successivamente, in genere come regola, spostandosi sulla piazza di Ginevra ed infine sulla piazza di Zurigo. Questo secondo un cliché quasi sempre ripetuto nel corso del tempo. Lugano è a due passi dall'Italia, da Milano. L'Italia che ruolo ha avuto in questa storia, sporca storia? Per quanto riguarda l'Italia, evidentemente tutto ciò che è avvenuto in Svizzera non può essere spiegato se non con una forte spinta, un interesse di natura, della stessa natura ovviamente parallela, che esisteva in Italia. Intendo dire che finché vi sono tutta una serie di masse enormi di denaro che transitano dall'Italia oppure da altri paesi europei e che necessitano di un posto in cui vi siano certe garanzie, soprattutto di sicurezza e di stabilità economica e politica, non vi sarà possibilità di impedire questo tipo di flusso. Si potranno adottare delle misure legislative, le auspichiamo, il dottor Bernasconi è uno dei propositori di una proposta di legge che io condivido pienamente, ma se la spinta economica e se non cesserà e se non si capirà
cosa c'è dietro questa spinta economica, ogni sforzo sarà vano, come ogni sequestro, anche di 100 kg di eroina per volta, sarà del tutto vano. Ecco, ma è normale secondo lei che questi grossi quantitativi di valuta, di denaro sporco, di cui lei parlava ora, anche se poi vanno a finire in Svizzera per essere riciclati, transitino così, senza colpo ferire in Italia? Non transitano senza colpo ferire in Italia. In Italia è uno dei punti di smercio e di raccolta di denaro provento da determinati tipi di reato. Ora l'Italia è un paese di 50, o da meglio di quasi 60 milioni di abitanti, e quindi è una grossa piazza di smercio di determinati tipi di merce, tra cui per esempio stupefacenti, ma non soltanto stupefacenti. Quindi l'Italia, come d'altra parte la Germania federale, come d'altra parte in una certa misura già è visibile l'Austria, come d'altra parte la Francia, come d'altra parte l'Olanda, per citare alcune delle nazioni coinvolte in questa inchiesta, che sono comparse fisicamente in questa inchiesta, come d'altra parte adesso addirittura ormai anche la Danimarca e la Svezia, sono punti nei quali si effettuano determinati tipi di operazioni, si sono instaurate delle organizzazioni che devono necessariamente avere un punto di riferimento stabile e sicuro, che purtroppo fa comodo a tutti. Secondo lei, giudice, nella legislazione di carattere economico vigente in Svizzera, mi riferisco ovviamente al sistema bancario svizzero, c'è un qualcosa che favorisce questo tipo di traffico o no? Non vorremmo una risposta abbastanza così precisa, personale se vuole. No, le risponderò in maniera estremamente precisa, perché su questo tipo di domanda ho ritenuto mio dovere rispondere in maniera altrettanto precisa agli stessi interlocutori svizzeri recentemente su un settimanale svizzero, l'Hebdo. Vi sono degli strumenti giuridici che consentono praticamente di ritardare moltissimo l'esito delle indagini di natura bancaria. Cioè, qualunque tipo di indagine di natura bancaria, il dottor Benasconi lo sa bene, viene sottoposta a un vaglio via via più rigoroso a seconda che vi siano dei riflessi appunto di natura fiscale oppure di natura in cui vi sia una possibilità di intervento di un qualche tipo di interesse bancario. Questo provoca la possibilità di effettuare tutta una serie di ricorsi, intendo dire di opposizioni, sia da parte del cliente interessato sia da parte della banca, che possono portare addirittura a 3 o a 4 gradi di giudizio. Cioè, ciò significa che per ottenere anche un semplice documento, un estratto conto, per fare un esempio, si può correre il rischio, e concretamente è avvenuto, di fare una richiesta nel 1983, questo è capitato a me in un processo ormai passato in giudicato, e di avere una risposta definitiva, e forse neanche definitiva, nel 1988. E avvocato Benasconi, noi vorremmo un pochino coinvolgerlo adesso soltanto a livello di giudizio. La vorrei citare un episodio avvenuto quando lei, nell'83, quando lei era ancora procuratore pubblico a Lugano. In quell'anno l'Interpol emise, su richiesta degli Stati Uniti, come diceva appunto il professor Jean Ziegler, un mandato internazionale di cattura contro un certo Musululu, noto trafficante di droga a livello internazionale. Questo tizio risiedeva da ben 5 anni, come appunto diceva Ziegler, in una stupenda villa sulla Costa d'Oro, sul lago di Ginevra, sotto falso nome, ma la polizia, si saprà più tardi, sapeva esattamente dell'identità di questo personaggio. Un giornalista lo individuò, andò a denunciarlo alla polizia, ma inspiegabilmente questo signore, Musululu, dopo 2 giorni scomparve da Zurigo. Sulla richiesta di estradizione dell'Interpol, l'ufficio centrale di polizia fece apporre una stampigliatura n'arrête pas, non arrestare. Quando poi qualcuno andò alla polizia a chiedere spiegazioni sul perché questo Musululu era stato fatto uscire dalla Confederazione Elvetica, qualcuno rispose che l'accusa era di traffico d'armi, però nessuno aveva specificato che tipo di calibro avevano le armi con le quali il Musululu stava trafficando. Ora le chiedo, avvocato Benasconi, lei non è più procuratore pubblico del Sottoceneri, ma un giudizio personale, poi entreremo magari anche in altro. Ma questo caso è interessante perché fa immediatamente vedere come le accuse di collusioni, le telenovelas condite di salsa alla chia che abbiamo sentito esporre fino adesso da Ziegler,
in realtà vanno esaminate invece dal punto di vista del diritto materiale e del diritto procedurale. Questo è un caso nel quale si rivela una lacuna nella legislazione svizzera che riguarda la punibilità del traffico d'armi di piccolo calibro. In quel caso si trattava di pistole. Io sono tuttora legato al segreto istruttorio e lo sarò finché scampo, ma ne posso parlare perché ormai ne hanno parlato tutti i giornali. E questa è una lacuna non soltanto nella legislazione svizzera, ma è una lacuna a livello europeo, per la quale non è ancora oggi possibile ottenere una assistenza, una collaborazione fra i diversi stati nella trasmissione di prove e addirittura anche nell'estradizione, perché gli stati europei, il Consiglio d'Europa, non si sono ancora accordati oggi su una legislazione pressoché identica o analoga per quanto riguarda il traffico di armi da fuoco di piccolo calibro. Bene, avvocato, senta, io le vorrei fare una domanda, noi abbiamo già parlato precedentemente. Se non ci fosse la più che compiacente disponibilità dei banchieri svizzeri, lei pensa che questi traffici di armi, di droga, di narcodollari, insomma, potrebbe avere una vita difficile oppure no? Senta, lei mi ha gentilmente fatto ascoltare, io ho ascoltato con pazienza l'atto d'accusa catastrofico scritto da Ziegler nei confronti di tutte le istituzioni economiche svizzere. C'è una grossa differenza tra Ziegler e me. E cioè Ziegler parla per sentito dire, mentre è un parlamentare federale, avvocato, è un parlamentare federale. Ore, giorni, notti con colleghi svizzeri, italiani, americani e via dicendo, a studiare documenti bancari, a impratichirmi negli strumenti e nei meccanismi bancari e finanziari svizzeri e di altri paesi del nostro sistema occidentale, arrivando a questa conclusione. Primo, non è assolutamente vero che il segreto bancario svizzero costituisca un ostacolo alla collaborazione giudiziaria. Prova ne sia, ad esempio, nel caso della Pizza Connection, oggi sanno tutti che fu proprio da conferenze congiunte del triangolo Stati Uniti, Palermo, Lugano, che scattò il caso, che scattò l'intera operazione di arresti su scala mondiale. Proprio oggi i giornali italiani parlano di accuse della CE nei confronti di organizzazioni operanti in Italia. Ebbene, il caso più citato oggi sui giornali italiani venne scoperto proprio dalle autorità di Lugano, che trasmisero gli atti alle autorità italiane che procedevano in questo senso. Quindi è piuttosto corretto spostare il mirino, spostare la lente dell'analisi non sulle collusioni interessate, quanto sui meccanismi. Guardi, le banche svizzere amministrano qualcosa annualmente come 1.200 miliardi di franchi svizzeri, 11.000 miliardi di lire italiane. Che cosa vuole che faccia quel, vogliamo dire 100, vogliamo dire 200, sto tirando a indovinare, milioni di franchi di origine delittuosa che dovessero entrare in queste banche, danno solo fastidio. Avvocato Berlusconi, i problemi stanno altrove. Sì. Avvocato, lei ha sostenuto ora che il segreto bancario svizzero non è di impiccio o comunque di impedimento nel riuscire ad arrivare a qualche conclusione, mentre il suo collega, il giudice Vaudano, sosteneva il contrario pochino fa. Le posso dare una spiegazione? Certo, me la dia. Guardi, proprio un mese fa il comitato interno di studio della Banca Internazionale dei Regolamenti, Club dei 10, degli 11, perché aderisce anche la Svizzera adesso, ha elaborato un codice di comportamento antiriciclaggio per le banche e per gli istituti finanziari, chiedendo che questo codice venisse esteso non soltanto all'interno ma anche all'esterno del club dei paesi membri del club dei 10. Ebbene, qual è il modello preso per questo codice di comportamento? È la convenzione stipulata fra le banche svizzere, convenzione privata, per l'identificazione dei clienti, anche le persone giuridiche, anche se sono una Panamense o un Anstalt di Vaduz. Primo esempio. Secondo esempio, quando nel 1980 il Consiglio d'Europa elaborò delle raccomandazioni per le misure antiriciclaggio,
furono i due delegati che si impegnarono maggiormente per arrivare a questa raccomandazione, purtroppo è tuttora ancora una raccomandazione, bisogna che diventi una convenzione, furono i delegati dell'Italia e della Svizzera. Beh, avvocato, senta, io mi chiedo, ma allora perché la Svizzera consente che si possano introdurre ingenti quantitativi di valuta senza alcun controllo? Dove vanno a finire questi soldi? Da qualche banchiere andranno pure a finire. È vero che non esiste un controllo doganale perché per la Svizzera il soldi commercio di valuta non è sottoposto a un dazio. Ed è esattamente la stessa cosa che succede con il Canada. Io ho sentito Ziegler parlare di Mecca del riciclaggio. Ebbene, le autorità canadesi hanno dichiarato recentemente che la Mecca mondiale del riciclaggio è il Canada, per il fatto di avere una frontiera, la più lunga frontiera con gli Stati Uniti, e per il fatto di non avere nessun controllo doganale sui fondi che entrano. Questa è una lacuna, ed è una lacuna che è stata oggetto di parecchi interventi parlamentari proprio nell'ultima sessione del Parlamento svizzero, e riguardo alla quale io personalmente manifesto la speranza, vorrei dire una quasi certezza, nel senso che bene, verrà avvocato, lei quanto prima coperta. Avvocato, lei ha assolto i banchieri svizzeri, però ha messo una lacuna, almeno questo ci dia. Ah, ma di lacune ce ne sono ancora molte. Vabbè, senta, volevamo parlare un attimo, entrare nel merito della Shakarchi Trading Company, che è un po' l'oggetto del desiderio di tutta questa vicenda, di cui era vicepresidente il marito del ministro di Grazia e Giustizia, che poi si sono dimessi, una telefonata, la moglie avvisò il marito che la DEA, il Narcotic Bureau americano, aveva avviato, indicava questa Shakarchi come l'azienda che riciclava i narcodollari, il marito si è dimesso e poi è successo quello che è successo. Allora, uscì fuori anche la storia dell'Iran Gate, come abbiamo già raccontato prima. Lei, avvocato Bernasconi, il 17 di maggio, se non ricordo male, dell'85, occupandosi del grosso processone della Pizza Connection, ricevette la testimonianza di un trafficante di droga, un certo Paul Edward Varidel, che poi venne condannato, sempre ovviamente per traffico di droga, a 14 anni di galera. Lei si sentì dire, è testimoniato e compare in un rapporto della Guardia di Finanza italiana, questo Varidel disse: ammetto di aver depositato in un conto cifrato della Trade Development Bank di Ginevra, conto cifrato 175801, la somma di $280,000, ma non so dire se il conto fosse intestato direttamente a quel famoso Musullulo, quel trafficante di droga che venne fatto uscire impunito dalla Svizzera, o a qualche altra persona. Aggiunse questo signore che lei interrogò: ritengo si tratti di un nome che fa capo alla società Shakarchi, una società che si occupa del trasferimento di capitali da e per il Medio Oriente. Lei sa perfettamente, avvocato Bernasconi, che qualcuno le ha chiesto perché, avendo a disposizione questo nome di cui già si era sentito parlare in precedenza, almeno così riferiscono i giornali, lei aveva tutte le carte in regola per poter avviare o suggerire di avviare una inchiesta a Zurigo sull'attività di questa società. Lei però sembra che abbia risposto a questa domanda no comment. Gliela possiamo fare ora noi questa domanda? Lei mi può rifare questa domanda, io sarò costretto a ridarle la stessa risposta, anche se mi spiace utilizzare questa carta del no comment. Lo devo fare per il semplicissimo motivo che anche dopo essere, noi siamo un po' gli specialisti della discrezione, e quindi il codice penale vieta al magistrato, finché scampa, anche quando, come nel mio caso, è passato alla libera professione come avvocato, di parlare di casi pubblicamente o comunque nei confronti di terzi, di casi dei quali si è occupato, regola alla quale mi attengo, perché il codice penale sanzionerebbe con una pena privativa della libertà una mia eventuale violazione. Quindi io sono costretto a ripeterle no comment. Lei prima ha parlato di lacune. Un'importante lacuna che dovrà essere colmata nella legislazione svizzera è quella che riguarda l'attività delle società finanziarie. Il sistema bancario svizzero è sottoposto a legislazioni molto severe.
ciò che invece non vale per il sistema non bancario, e quindi oggi il vero riciclatore non si presenta più di persona in banca, sono soltanto i quelli primari, rudimentali, che seguono ancora questo sistema con la valigia. Avvocato, mi scusi. Ma il riciclatore sofisticato si rivolge alla società finanziaria e tramite la società finanziaria si rivolge, fa pervenire i fondi di origine illecita ad una banca. Questa è una lacuna che andrà corretta. Certo, sì, avvocato, le ho fatto questa domanda anche perché... Sa, noi siamo a disposizione, cioè conosciamo soltanto un elemento, un fatto, quello dei due fratelli Magarian, questi due signori di origine libanese che vivevano nella suite di un albergo, di un grande albergo di Zurigo, il Nova Park, dove non erano ammessi neanche gli inservienti dell'albergo, però ricevevano queste visite di hostess o di personaggi vari con valigette che entravano con dollari e uscivano con lingotti d'oro. Questi signori nel giro di 3 anni, dall'85 all'88, hanno introdotto in Svizzera qualcosa come 2 miliardi di dollari, 2.600 miliardi di lire al cambio attuale. Quindi il fenomeno mi sembra che sia abbastanza pesante, tanto da poter dire, ma c'è qualcosa che si può fare. Le banche hanno un codice di autoregolamentazione, allora facciamo qualcosa per queste società finanziarie. Sono pienamente d'accordo con lei. Lei canta una musica per le mie orecchie. Lo so, probabilmente... la musica noi la possiamo cantare, avvocato, però il riscontro obiettivo è che queste cose vanno avanti. Ma io le voglio chiedere anche un'altra cosa. È una mia impressione, lei la prenda come tale, avvocato. Da quando lei si è ritirato a professione privata, cioè lei ha smesso da 2 anni, mi sembra, di essere il procuratore pubblico da Sotto Cenerino, a me sembra, io l'ho conosciuta tanti anni fa, mi sembra dire quanti anni, che lei abbia un pochino ammorbidito la sua posizione nei confronti di quanto accade, io credo, ma non soltanto io, da troppi anni in Svizzera, che me ne rendo conto fra l'altro è anche il suo paese. Lei ad esempio recentemente ha avuto un incarico dal governo di stendere un progetto di legge, una nuova legge per frenare questo turpe fenomeno di cui stiamo parlando, cioè di riciclaggio dei soldi sporchi. Questa legge, se ricordo bene, contiene la pena che sarebbe, la pena massima, che sarebbe di 10 anni per chi, di reclusione, per questi lavandai di dollari. Ora, io mi chiedo, considerato che è grazie soltanto all'attività di questi signori riciclatori, gente miliardaria, anche se la loro attività è quello che è, facilita, consente che avvengano i traffici di droga, di armi, perché se non ci fossero loro, lei mi darà atto, avvocato Bernasconi, che forse il fenomeno della droga, del traffico della droga e delle armi avrebbe una vita un pochino più difficile. Ma non le sembra che 10 anni a uno che guadagna miliardi, miliardi in dollari, 10 anni sono considerati i condoni, la buona condotta, la scadenza dei termini, lei ne sa più di me, mi scusi, è un'ottima domanda. Tutti i magistrati sanno che la severità della norma penale non è sufficiente a dissuadere, che è indispensabile per dissuadere colui che vuol commettere un reato è la sicurezza della massima efficacia, cioè che l'apparato giudiziario, l'apparato di polizia, eccetera, sia in grado di capire di quale fenomeno si stia trattando e quindi sia in grado di mettersi in moto immediatamente ed efficacemente. Ma c'è un altro aspetto importantissimo che è stato finora trascurato in Svizzera, certo, ma anche in tutti gli altri paesi, tant'è che a Strasburgo, al Consiglio d'Europa, tutti insieme i paesi stanno lavorando per colmare questa lacuna, che è quello di colpire non soltanto la persona del riciclatore, 10 riciclatori in prigione domani mattina, non c'è problema per l'organizzazione di sostituirli immediatamente o di raddoppiarli. Ed è la lacuna che riguarda il sequestro del provento del reato. Noi ci siamo sempre occupati, noi diciamo a livello di politica generale e politica criminale, ci si è sempre occupati delle radici. Per il traffico di droga si è detto, cerchiamo di colpire laddove si produce, dove si producono gli stupefacenti. I risultati purtroppo... sono quelli che sono, certo. Sono quelli che sono. Lei, giudice oggi Lausano, oggi invece io ritengo che, io opero un po' con questo slogan, di dire il tallone d'Achille dell'organized crime, della mafia, può essere proprio il provento del traffico, nella misura in cui ci si occupi quindi dei frutti di questa pianta che è il crimine organizzato,
ossia i paesi si dotino di una legislazione, ma anche di meccanismi adeguati ad ottenere il sequestro e la confisca a favore dello Stato del provento di reato, non soltanto del provento diretto, come avviene oggi in quasi tutti i paesi, ma anche del provento indiretto, ossia di quanto già è stato riciclato. Ed anche, altra lacuna esistente in tutti i paesi, quando ad esempio in Svizzera si scopre 1 milione di narcodollari di un traffico, provento di un traffico di stupefacenti commesso all'estero. Ebbene, anche per questi casi è necessario che le legislazioni nazionali possano assicurare il sequestro. Ecco, giudice Valdano, lei è d'accordo con questi 10 anni? Il problema è, se sono d'accordo sul fatto che il problema non sono i 10 anni, cioè il problema è quello dell'applicazione effettiva e rapida di questo tipo di pena, anche perché in Italia bisogna essere estremamente chiari su questo punto, proprio per non trarre in inganno chi ascolta, anche perché in Italia la pena del cosiddetto reato di riciclaggio è praticamente uguale, cioè attualmente è di 10 anni, ma il problema è questo: il reato di riciclaggio si applica quando non si riesce a raggiungere la prova del concorso nel reato più grave. Quindi mettiamo un momentino le cose in chiaro: se si riesce, sarà capacità, sarà merito del magistrato inquirente ad accertare la consapevolezza, secondo le leggi italiane e in parte, spero, in certa misura, in futuro, ma ancora di più, anche secondo le leggi svizzere e internazionali, si applica la pena dello stesso tipo di reato, quindi nel caso di associazione per delinquere, delitti dello spaccio di stupefacenti, supera i 20 anni o i 24 anni. Anche in Svizzera, in parte. Se invece non si riesce a raggiungere una consapevolezza specifica di questo, si deve poter applicare una pena rapida ed efficace e sufficientemente severa, subordinatamente. E cioè, se non si riesce a raggiungere questa prova di questo dolo. Allora, sarebbe già un enorme passo avanti poter applicare questa pena per il puro semplice fatto di un riciclaggio di provento da reato, senza stare a vedere se poi si riesce a provare la piena consapevolezza dell'origine di questo denaro, purché si riesca a provare che proviene da un certo tipo di reato. E questo è il punto base, che adesso non si riesce a punire in Svizzera ed è punito in Italia, tanto bene, per essere chiari. Bene. Senta, Avvocato Benassuoli, la vorrei coinvolgere un attimo, siamo verso la conclusione. A livello di ipotesi, di responsabilità, si è parlato di connivenza del potere politico, sottobosco politico, eccetera. Le vorrei parlare di Rudolf Gerber, il capo assoluto della polizia e dei servizi segreti in Svizzera da tanti anni. Ma lei è un magistrato, ma lei si è mai spiegato perché questo signore, che è il proprietario assoluto di tutti i privati e non soltanto svizzeri, lei mi darà atto, ma come faceva a non sapere dell'attività del marito di un ministro di grazia e giustizia, di che cosa si occupasse la società di cui lui era vicepresidente? Doveva intervenire per forza la CIA, che lei prima mi sembra che vuole escludere. Con il suo giudizio così chiudiamo. Senta, con la sua risata. Sì, io sono in grado. Io rido quando sento delle pietanze condite con la salsa alla CIA, ecco, no? Io le posso dare una testimonianza molto precisa. Il procuratore della Confederazione in Svizzera ha delle competenze che sono limitate a determinati reati cosiddetti di sicurezza contro lo Stato e via dicendo. Per esempio, per il traffico di stupefacenti la competenza è dei magistrati dei cantoni. Ma io ho avuto personalmente occasione, proprio nei casi più scottanti e proprio di quelli spesso citati attualmente dalla stampa, di collaborare personalmente e per mesi con il procuratore attuale della Confederazione Svizzera, avendone una piena collaborazione ed efficace collaborazione. Io vorrei aggiungere una cosa, se mi permette, proprio perché il mio ruolo è ancora di magistrato in servizio, quello del dottor Benassuoli, io un ex magistrato, ma un magistrato legato al segreto istruttorio, quindi ha delle precise regole. Di carattere giuridico e anche deontologico. Però ci sono dei fatti storici che vorrei, su cui il dottor Benassuoli non potrà che concordare, è questo. Cioè, fino a una certa data vi era stata un'enorme difficoltà, una notevole difficoltà di collaborazione, diciamo, all'inizio degli anni 70 con tra Italia e Svizzera. Dopo, da una certa data in poi, diciamo dagli anni 77-78, vi è stata una fioritura di collaborazione che ha avuto uno sviluppo notevole e fruttuoso fino agli anni 1983-84, cito le date in termini storici. Dopo quella data sono verificati determinati fatti,
dovuti anche ad errori umani, per carità, dovuti anche ad errori di magistrati italiani, di questo non lo discuto, tecnici. Che hanno portato a una situazione di restrizione di un certo tipo di giurisprudenza anche da parte dell'organo supremo della giustizia, diciamo di controllo della giustizia svizzera, per usare un termine improprio, del Tribunale Federale Amministrativo, il quale fino a una certa data ha concesso con gli stessi presupposti determinate estradizioni, cioè ha dato il suo placet, non è che ha concesso un termine improprio, ha detto di sì a determinate domande di assistenza, cioè di documenti. Dopo quella data è diventato più restrittivo. Tutto questo è coinciso col fatto che determinate persone inquisite, per esempio, hanno chiesto degli enormi risarcimenti di danni all'Ufficio Federale di Polizia per aver iniziato le pratiche. Questo mi sembra un fatto storico che va detto. Bene, noi qui abbiamo esaurito il nostro tempo, vorrei così per concludere questa simpatica, credo interessante trasmissione, oltre che ringraziare i nostri due ospiti, l'avvocato Bernasconi e il giudice Vaudano, così per una conclusione, non si riuscirà mai ad arrivare a qualcosa di concreto, lei mi darà altro, avvocato Bernasconi, come lei giudice, si parla, ma le istituzioni cosa fanno? Rimane sempre un punto interrogativo, di cui purtroppo, ahi noi, qualcuno dovrà pure affrontare in modo definitivo un giorno. Grazie, buonasera. Ti sei prostituita?